Meno sprechi, più risparmi, più fai bene al pianeta. L'uso intelligente dell'energia è lo strumento più prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. Questo è il principale messaggio che la multi-utility italiana Estra e Legambiente vogliono lanciare con energicamente il progetto che si propone di avvicinare i ragazzi alle diverse dimensioni del cosiddetto smart living attraverso un innovativo percorso ludico, didattico da fare in classe. All'iniziativa hanno già aderito oltre 70 scuole toscane, circa 350 a livello nazionale per un totale di quasi 12.000 alunni. Energicamente comprende anche dei corsi di formazione per gli insegnanti e un'iniziativa di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle secondarie di secondo grado delle province di Arezzo, Prato, Siena, Ancona e Ascoli Piceno. Energicamente è un progetto che ormai è solido all'interno di Estra. Attraverso questo progetto abbiamo già coinvolto nel passato migliaia di studenti. L'ultima edizione sono stati coinvolti circa 6-7.000 studenti, centinaia di classi. Oggi facciamo un salto così eh, come lo sta facendo un po' tutti i giorni extra che si sta rappresentando sempre di più come una multi-utility di livello nazionale e ci sembrava logico estendere anche questo progetto che eh, riguarda l'educazione, la cultura dell'efficienza energetica, tutti i temi dell'ambiente e dell'innovazione ci sembrava giusto trovare una soluzione innovativa che, la, che potesse offrire questo progetto non più nei nostri territori d'origine, in Toscana, in Umbria, in Molise, in Abruzzo, nelle Marche ma a livello nazionale e grazie a eh, diciamo, un nuovo modello tutto nel segno del digitale insieme a Lega Ambiente e ai nostri partner, siamo in grado oggi di eh, offrire questa progettualità a circa 70.000 eh, studenti, a circa 6.000 eh, classi, eh, un complessivo di 800.000 scuole. Quindi siamo in grado su scala nazionale, in collaborazione con Lega Ambiente, con eh, l'aggiunta di un contenuto altamente... Tecnologico, quindi non c'è solo il tema ambientale che viene trasferito ai nostri giovani studenti delle quarte e quinte elementari delle scuole medie, ma c'è anche un tema legato all'innovazione perché la buona pratica attraverso il quale si elabora questo progetto è tutto attraverso il digitale, quindi c'è un tema di capacità di esplorare a livello. Diciamo del, dello strumento telematico questa buona pratica. Se ognuno fa la propria parte, riusciamo ad affrontare questa grande sfida di riduzione dei consumi energetici del 40% entro il 2030. È una sfida a portata di mano, ma lo dobbiamo volere e dobbiamo anche formare i cittadini e le nuove generazioni, eh, soprattutto, ad accogliere questa sfida ed essere consapevoli di quello che c'è in gioco.